amici, allora prepariamo dei buoni cibi salutari che abbiano spada e scudo. Prendiamo la nostra spada e andiamo a fare il trofeo delle 50 ondate a difficile, l'altro trofeo delle 100 ondate a difficile, a facile. Qui troverete il trofeo delle 70 ondate a medio e l'ultimo in fondo quello delle... Ok, questo mi ha dato una legnata paura. Ma io vi consiglio di potenziare al massimo la spada, a parte che poi la parte qui delle ondate è la fine gioco. Questi sono i vari... Porca miseria, mi ha preso due volte. Però come vedete, anche se è a difficile, con il potenziamento spada e il potenziamento della difesa non è una passeggiata. Questo è Stranger Sail versione PS5. Andiamo a conseguire più platino, così tendono a scappare dietro. Questi lanciano la spada, quindi sono prevedibili, però a volte vabbè si casca dentro perché ce ne sono altri. I blu invece sono i più tranquilli, danno una spadata ma si capisce la maggior parte delle volte dov'è. 18 volte senza nulla, 10-12 col potenziamento spada. Vedete, questo mi ha preso perché stavo già picchiando quell'altro. E guerriero leggendario fatto, guerriero leggendario ottenuto. Parliamo con lui. Marco Drams, non vedevo da secoli un lottatore così talentuoso. Hai affrontato i nemici più malvagi ai quali potessi presentarti. Hai vinto come un vero campione. Marco Drams, ecco, prendi questa maschera d'oro come segno del mio rispetto. Indossala con orgoglio. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Allora, si fa sempre una... Oh, come picchia sta maschera. Mi dà il potenziamento non male. Sì, che poi tra l'altro io avevo anche l'altra maschera, che mi dimentico sempre di metterla, sinceramente. Perché vi dà anche dei potenziamenti extra, quella del livello prima. Cioè voi finite il principiante, mettete la maschera, fate il medio, mettete la maschera del medio e poi adesso mi ha dato la maschera, infatti devo dare meno mazzate. Mi ero dimenticato sinceramente di questa cosa. Adesso io a livello proprio di gioco lo sto solo platinando, quindi non mi interessa molto quello che mi danno, però va bene. Se lo fate durante il gioco potete anche andare a prendere meno risorse, anche se proprio il bello del gioco è andare a prendere le risorse in giro, esplorare le isole. Ok, alla prossima concludiamo, dovrebbero essere 54 se non sbaglio, e andiamo a vedere i nostri risultati sul tabellone. Ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video su Stranded Sails. Gioco molto carino, lo trovate in mega offerta sullo store, versione console PS5, PS4 e PS5 c'è la versione. Fate molta attenzione perché molti giochi si compra la versione PS4 e PS5 è inclusa per tutte e due. Qui vendono la versione PS4 e la versione PS5 separata. Ok. Ok, terminare, sì. Quindi fate un'altra prova dopo e la terminate. Questi è a livello facile. 110 a livello 77 e a livello 55. Ciao ragazzi, alla prossima Stranded Sails versione PS5. Seguite il canale di Marco Drums Games Channel,
iscrivetevi, mi piace, commentate. Ho anche un bellissimo canale Twitch dove faccio le live, quindi cercate Marco Drums Games, lascio il link in descrizione, e anche i social, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Telegram, Discord e qualcos'altro che non mi ricordo mai. Ciao!